Potrebbero essere diverse migliaia nel sud-est asiatico le vittime del violento terremoto che ha provocato una serie di maremoti a catena. Sisma che ha sfiorato il 9° grado sulla scala Richter, epicentro al largo dell'isola indonesiana di Sumatra e che ha interessato un'area vastissima e almeno 6 paesi. Decisamente rassicuranti finora le notizie sui circa 5.000 italiani, turisti in gran parte, presenti nelle zone colpite. Un solo ferito, molta paura ma nessun'altra conseguenza finora. Il paese più colpito dalle onde provocate dal maremoto appare lo Sri Lanka, dove si contano più di 2.000 morti, 1.600 le vittime in India, 700 in Indonesia, più di 100 in Thailandia, molti altri ancora i dispersi. La prima scossa, la più potente, mentre l'Italia era all'1:58 di notte, è durata 1 minuto e 42 secondi. Un tempo lunghissimo che, mentre la terra ondeggia sotto i piedi e tutto ti cade addosso, sembra non finire mai. Secondi che sembrano eterni. Il terremoto dei record, il più forte dal 1965 e il quinto più potente del Novecento, ha avuto l'epicentro a largo della costa ovest dell'isola di Sumatra e ha poi innescato in successione una lunga serie di scosse di assestamento e di ondate di maremoto. Danni gravissimi in tutto il sud-est asiatico, con un bilancio ancora da stilare, anche se pare già chiaro che quello della notte scorsa è stato uno dei più gravi cataclismi della nostra epoca. Colpite in particolare l'Indonesia, la Malesia, la Thailandia, la Birmania, il Bangladesh, lo Sri Lanka, l'India e perfino le Maldive, lontane migliaia di chilometri dall'epicentro, alte appena un metro sul livello del mare e particolarmente esposte ai maremoti. Un vero e proprio collasso di quell'area del pianeta dove le placche continentali sono in continuo movimento e dove l'Himalaya, risultato di questo scontro geologico, cresce di qualche millimetro l'anno. Un'area tra le più povere del pianeta. In Bangladesh, in Thailandia, in Vietnam, milioni di persone vivono lungo gli intricati delta dei fiumi e sono stati travolti dall'improvvisa ondata di piena. Una tragedia dalle proporzioni incalcolabili che si somma a condizioni di vita già di per sé stesse disperate. Ma il terremoto non ha colpito solo le zone più povere dell'Asia. Anche la sviluppata Thailandia conta i danni del potentissimo sisma. E c'è grande preoccupazione per le notizie che arrivano da Phuket, la celebre meta turistica thailandese, frequentata ogni anno da migliaia di turisti. Così come l'arcipelago delle Maldive, dove per Natale i tour operator italiani registrano il tutto esaurito.